Finiamola la 29ª puntata di Motor News con la consueta prova su strada. Questa volta è il turno di Mitsubishi e la Space Star è quella che abbiamo provato insieme alla nostra collaboratrice Lilia Marcucci. Vediamo. Abbiamo guidato la Mitsubishi Space Star, la vettura cittadina della casa giapponese dei Tre Diamanti, che offre tutto quello che serve per muoversi in mezzo al traffico urbano. Ed insieme a Lilia Marcucci abbiamo apprezzato in modo particolare l'ottima maneggevolezza, percorrendo le strade tra Trezzo sull'Adda, Robiate, Bernareggio, Ornago, Monza, Lecco, Arcore e Vimercate. Nonostante le dimensioni contenute in solo 3.710 mm di lunghezza, e 1.665 mm di larghezza, negli interni c'è abbondante spazio per conducente e passeggeri. La posizione di guida la si trova subito, grazie anche alle regolazioni convenzionali di posizione del sedile, dello schienale e alla regolazione del volante, mentre il cruscotto è molto semplice, ma dà tutte le informazioni che servono per avere tutto sotto controllo. Il cruscotto presenta un grande strumento tondo con il tachimetro in mezzo, mentre a sinistra c'è il contagiri e a destra gli indicatori di livelli del carburante e l'indicatore della modalità di uso, che noi abbiamo sempre impostato in eco. La Mitsubishi Space Star, che abbiamo guidato insieme a Lilia, era equipaggiata con il piccolo motore benzina da 999 centimetri cubi, la versione meno potente che eroga 70 cavalli, ma che sono più che sufficienti per soddisfare le necessità di coloro che acquistano questa vettura. Questo motore era abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti e dal sistema stop and start, combinazione che offre un ottimo inserimento nel traffico urbano, anche se abbiamo rilevato una leggera rumorosità del motore a certi regimi. La Space Star si presenta simpatica nella sua estrema semplicità, a partire dal frontale, con la tipica calandra Mitsubishi, e i gruppi ottici che si sviluppano a partire dal cofano verso il posteriore, con i fendinebbia alloggiati in basso all'interno dello spoglio. Le linee laterali della cinque porte sono classiche e ben vestite dallo spoiler posteriore, mentre il portellone è del tutto convenzionale, offrendo anche un buon spazio di carico. La Mitsubishi Space Star è una valida alternativa nel segmento delle auto compatte, raggiunge una velocità massima di 172 km all'ora, molto più che sufficiente per assolvere i propri compiti, a meno che qualcuno trovi una qualsiasi città del mondo dove si possa circolare ad oltre 170 km all'ora. Il peso dell'auto in ordine di marcia è stato contenuto in soli 845 kg, che permette di ottenere una media di emissione di anidride carbonica di solo 92 grammi al chilometro nella versione con il motore piccolo da noi provato. Il capitolo consumo è molto soddisfacente, con valori di 4,60 litri nel ciclo urbano, 3,60 litri in quello extraurbano e 4 litri nel ciclo combinato, ovviamente rapportato sempre alla percorrenza di 100 km. La Mitsubishi Space Star, dotata del motore da 1 litro, viene offerta nel listino italiano a partire da 11.490 euro. Così con la Mitsubishi Space Star noi finiamo la puntata numero 29 di Motor News. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e se volete accompagnarci darvi appuntamento alla settimana prossima, sempre in questa rete a questo orario. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.